Però non voglio togliere tempo prezioso, stante l'argomento, stante l'importanza degli argomenti trattati. Vi auguro un buon ascolto con Samuela Giove, che parlerà, che si confronterà e che colloquerà, come si dice oggi, no? Con le nostre ospiti. Buon ascolto. Grazie al nostro Presidente, buonasera a tutti, sono Samuela Giove e come anticipato appunto dall'Avvocato Romanzile parleremo in virtù appunto del mese rosa, quindi ottobre, il mese della prevenzione dei tumori ginecologici e lo faremo appunto con due grandi professioniste come appena appunto poc'anzi anticipato con la dottoressa Francesca Incalda, medico chirurgo specializzato in pediatria e ginecologia. Buonasera dottoressa, la dottoressa Tiziana Bovo, psicologa, psicoterapeuta e psicoporno. Buonasera. Prima di entrare nel vivo del nostro caffè tra amici, come appunto nel titolo della nostra rubrica, volevo dire a chi è collegato tra noi, con noi in diretta che potete comunque, quando ritenete più opportuno, intervenire ponendo proprio le vostre domande anche al pubblico qui presente, alle nostre due professioniste. Allora, prima di cominciare, dottoressa Incalda, qualche dato. Nel mondo più di 3,5 milioni di donne soffrono di un tumore ginecologico. In Italia sono poco meno di 230.000 e ogni anno si registrano più di 18.000 nuove diagnosi. Dottoressa Incalda, numeri, Buonasera. buonasera. Numeri ci devono in qualche maniera, non fate riflettere. Per fare chiarezza al pubblico che è a casa e al pubblico di cui studio, vogliamo un po' fare una puntualizzazione. Cosa sono i tumori ginecologici e di cosa Allora, i parliamo? tumori ginecologici riguardano la sfera degli organi sessuali femminili, nello specifico utero, collo dell'utero e ovaie. Il più frequente, con un'incidenza di 9.000 casi l'anno, è il tumore dell'utero, nello specifico dell'endometrio, che è quella struttura che si trova all'interno dell'utero e questo che si trova all'interno dell'utero e questo tipo di tumore interessa soprattutto l'età menopausale perché l'endometrio è quella struttura che noi perdiamo di mese nell'età fertile. Quindi quello che si chiama ciclo mestruale, ciclo tegge, è tumore dell'endometrio, che purtroppo invece si verificano nel momento in cui nell'età menopausale non c'è più un buon equilibrio di estrogeni e progesterone, l'estrogeno va ad agire su questo endometrio determinando una crescita che nel tempo può diventare anomala e quindi può sviluppare un tumore. Al secondo posto ci sono i tumori della cervice, il cosiddetto collo dell'utero. Facciamo presente che in Italia di K, tumore della cervice, ce ne sono più o meno 2.500 casi l'anno. Ma tra tutti i tumori ginecologici è quello su cui la prevenzione sta facendo i capi. Perché grazie alla vaccinazione, che adesso viene vista come anche tanti utenti e il supporto di una figura psicologa. E noi abbiamo qui la fortuna di avere assieme a noi la dottoressa Tiziana Bovo, psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa, a cui pongo questa domanda. Tiziana, nel momento in cui ipoteticamente una paziente, no, viene diagnosticata, viene comunque, no, afflitta, come diceva appunto un collega, che succede proprio? Parliamo dal punto di vista psicologico, nella psiche, nella mente di una donna a cui viene diagnosticato un tumore. Guarda, che senz'altro, no, la diagnosi di cancro arriva un po' come dico io metaforicamente, come un treno che investe la paziente, no? Diciamo che la prima reazione è quella di uno shock emotivo, cioè dove si accompagna un po' anche il senso di smarrimento della paziente. Appunto, no? Cioè, le frasi che sentiamo spesso è: ma perché a me? Certamente no, ma cosa mi succederà? Come cambierà